Vivio, allora, lasciami dire solo che parliamo di un'azienda francese, operante nel settore immobiliare e quindi ti chiedo, come al solito, perché hai scelto questo, oltre, credo, alla prima caratteristica, appunto quella di essere un titolo anticiclico, a te. Beh sì, qui è un titolo di un settore che ha pagato molto anche nel periodo in cui il mercato è rimbalzato post pandemia. Noi vediamo, possiamo, se sei d'accordo, passare con il primo dei due grafici, sono entrambi comunque in time frame daily, perché Sì, partiamo da lì dal primo. si può vedere sostanzialmente come nella parte di sinistra del grafico avessimo il minimo appunto pandemia Covid. E da lì ci sia stato poi un rimbalzo, ma non un rimbalzo importante che ha riportato i prezzi a livelli pre-pandemia, un rimbalzo molto meno sostenuto. Ed ha creato poi una nuova flessione dei prezzi per andare a riprendere l'area tra i 48 e i 50 euro, che è diventata un'area supportiva assolutamente importante. Tutto il settore ha pagato moltissimo il periodo. E da area 48,50 vediamo un doppio minimo che si è formato praticamente a settembre, e da lì il titolo sembra aver ripreso forza e anche il discorso di avere una soglia psicologica, quindi una cifra tonda ai 50 euro, sembra aver ridato forza al titolo. E questo è un titolo che lavora in tantissimi paesi. Fattura circa 1 miliardo di euro, quindi è un titolo non un titolo monstro, ma neanche un titolo da sottovalutare. È francese, ma è acquistabile anche sul listino italiano, per chi Sì, preferisce ok. la cosa. E sul secondo grafico, semplicemente sono andato a fare uno zoom e ho trasformato il grafico da grafico a candela in grafico lineare, perché talvolta una linea ci aiuta a eliminare il cosiddetto noise, il rumore di fondo, quindi a vedere più nitidamente i livelli importanti, e vediamo come, lasciata ferma l'area supportiva di lungo periodo in basso, si sia formato un livello nuovo supportivo leggermente sopra, proprio ai 50 euro. E quindi la mia idea sarebbe, arrivati ai 50 euro, valutare un ingresso e La soglia, posizionare. l'area psicologica, no? L'hai Esatto, definita? Ok. esatto, esatto. Posizionando uno stop loss sotto i 48, quindi sotto a quel doppio minimo che vediamo sporcare l'area supportiva di lungo periodo. Quindi essere protetti da due aree supportive, tenendo presente, ricordando che è un titolo che è lontanissimo dai massimi pre-pandemia, dove quotava 115 euro. Quindi siamo su un titolo che ha perso oltre il 50% e che sembra aver fatto il cosiddetto bottom, il fondo, aver creato una base per la ripartenza. Ok, allora Covivio entra nella watch list nei nostri titoli nel mirino, questo è quello della settimana, insomma lo possiamo aggiungere agli altri, poi tanto tornerà sicuramente, quindi grazie Enrico per questo ulteriore titolo che ci hai raccontato.